Nel primo capitolo abbiamo visto un modo per descrivere il gruppo treccia, specificando delle trecce elementari chiamate generatori. Poi abbiamo trovato le relazioni, cioè le mosse che permettono di cambiare una parola senza cambiare la treccia descritta. Ma questa descrizione non ci dice tutto sul gruppo treccia. Per esempio, le relazioni non dicono come si può controllare se due parole descrivono la stessa treccia. Prendiamo queste due parole. Le possiamo collegare con una sequenza. A ogni passaggio cambiamo solo la parte della parola evidenziata in giallo, sostituendola con una equivalente. Usiamo le due relazioni del gruppo treccia e le semplificazioni, cioè l'inserimento o la cancellazione di un generatore e del suo inverso. Ad ogni riga la parola cambia, ma la treccia rappresentata rimane la stessa. Non era semplice capire immediatamente che le due parole descrivono la stessa treccia, ma ora ne siamo sicuri, perché abbiamo costruito una sequenza che le collega. Che cosa possiamo dire invece di queste due parole? Proviamo a costruire una sequenza che le colleghi, come abbiamo fatto prima. Può essere molto difficile costruirla procedendo per tentativi. Potremmo stare qui un'eternità senza mai trovarne una. Non sapremo mai se una tale sequenza non esiste o se siamo stati sfortunati e non siamo riusciti a trovarla. Ecco perché cerchiamo un altro modo per affrontare il problema. Per essere più precisi, vorremmo avere una macchina che prende in input due parole. Fa una serie di calcoli seguendo un preciso procedimento e dà come risposta sì se le due parole sono equivalenti. Seguendo esattamente lo stesso procedimento, la risposta sarà no se le due parole definiscono trecce diverse. Un procedimento di questo tipo si chiama algoritmo. Fortunatamente esiste un algoritmo per il nostro problema con le trecce. Vediamo com'è fatto. Prima di tutto possiamo semplificare il problema. Due parole rappresentano la stessa treccia se e solo se, componendo una con l'inversa dell'altra, otteniamo una treccia banale. Allora la domanda diventa: si può capire se una treccia è equivalente all'identità? O in altre parole, c'è un modo per trasformare una data parola nella parola 1? Prendiamo una treccia. Per sapere dove va a finire ogni filo, basta guardare il colore delle estremità. Se a sinistra e a destra gli stessi colori si trovano alle stesse altezze, la treccia viene detta pura. Due trecce equivalenti devono avere la stessa disposizione dei colori, perché nelle deformazioni non muoviamo mai le estremità. Allora, una treccia equivalente all'identità deve per forza essere pura. Ogni treccia pura può essere suddivisa in blocchi nel modo seguente. Nel primo blocco, tutti i fili sono dritti, tranne l'ultimo che può girare attorno agli altri. Nel secondo blocco, tutti i fili sono dritti tranne il penultimo, che può allacciarsi solo ai fili sottostanti. E così via, fino all'ultimo blocco, dove solo il secondo filo può allacciarsi al primo. Sappiamo che molte parole diverse vanno bene per descrivere una stessa treccia.
Vorremmo poter scegliere per ogni treccia una parola di una determinata forma che chiameremo forma normale. Per mettere una treccia nella sua forma normale abbiamo bisogno di un algoritmo. Ecco come Artin è riuscito a pettinare le trecce. Copiamo la treccia e cancelliamo il filo in alto per poi sostituirlo con un filo dritto. Componiamo questa treccia con la sua inversa, ottenendo l'identità. Ora la treccia originale non cambia se la componiamo con questa. A sinistra abbiamo una treccia che possiamo trasformare nella forma cercata. Tutti i fili sono dritti, tranne quello più in alto. Ora trasformiamo la treccia, in modo che il filo verde giri intorno a un altro filo passando sempre dietro a tutti gli altri. Torni in alto. Passi dietro al resto della treccia per girare attorno a un altro filo e così via. Ripetiamo lo stesso procedimento a destra. Copiamo la treccia, sostituiamo il filo giallo con un filo dritto e componiamo la treccia con la sua inversa. Componiamo la treccia originale con questa treccia banale e riordiniamo il secondo blocco. Dobbiamo fare in modo che il filo giallo si avvolga solo intorno ai fili blu e rosso. Muoviamo ancora il filo giallo in modo che passi sempre dietro agli altri, prima e dopo aver girato attorno a un filo. Ecco pettinata la seconda parte. Ora è immediato sistemare l'ultimo blocco. Questa è la treccia in forma normale. Un teorema di Artin assicura che una treccia è banale se e solo se ogni blocco è banale, cioè può essere rappresentato senza alcun incrocio. Quindi questa treccia non è banale. Ecco l'algoritmo di Artin per verificare se una treccia è banale. Naturalmente la treccia deve essere pura. Iniziamo a pettinarla. Se un blocco non è l'identità, l'algoritmo termina e la risposta è no, la treccia non è banale. Altrimenti continuiamo a pettinarla finché troviamo un blocco con degli incroci o finché non l'abbiamo pettinata tutta. In questo caso ogni blocco è banale e quindi lo è anche la treccia. Tuttavia, nemmeno Artin era soddisfatto di questo algoritmo. Infatti, nell'articolo che ha fondato la teoria delle trecce scrive: «Sono convinto che ogni tentativo di far eseguire questo procedimento porterebbe solo a proteste violente e discriminazioni contro la matematica». In effetti, pettinare una treccia è un procedimento lentissimo. La complessità dell'algoritmo è molto alta. Se disegniamo in un grafico il tempo medio per pettinare una treccia con un dato numero di incroci, la curva che otteniamo ha una forte pendenza. Aumentando la lunghezza delle trecce, il tempo medio per pettinarle cresce esponenzialmente. Nemmeno un computer potrebbe bastare per pettinare una treccia in un tempo ragionevole. Ecco perché si cercano altri algoritmi, più efficienti. Il più veloce trovato finora è probabilmente quello proposto 15 anni fa da De Ornois, un matematico francese.
si basa sulla manipolazione delle trecce e si chiama riduzione dei manici. Ecco un manico. Il filo rosso passa davanti al filo subito sopra e poi davanti al filo subito sotto. Anche un filo che passi sempre dietro al filo immediatamente sottostante è un manico. Questo invece non è un manico perché guarda verso il basso. Nemmeno questo è un manico perché il filo blu passa una volta davanti e una volta dietro a un altro filo. Ridurre un manico significa manipolare queste parti della treccia per farle sparire. Queste deformazioni si possono tradurre in sostituzioni nelle parole che descrivono le trecce, come abbiamo fatto per le relazioni nel primo capitolo. Grazie a un teorema di De Ornois sappiamo che una parola senza manici o è la parola banale 1 o rappresenta una treccia non banale. Ecco come funziona l'algoritmo. Prendiamo una treccia pura. Se non ci sono manici e la treccia ha almeno un incrocio, rispondiamo no, la treccia non è banale. Altrimenti, troviamo il manico che finisce più a sinistra e riduciamolo. Continuiamo così finché non ci sono più manici. A questo punto, se la treccia non ha incroci, rispondiamo sì. Altrimenti, rispondiamo no. Ma se l'algoritmo non terminasse? Potremmo per esempio finire in un circolo in cui torniamo su una treccia già incontrata. Allora non potremmo più uscirne e non arriveremmo mai a dare una risposta. Per fortuna si può dimostrare che questo non succede mai. L'algoritmo arriva sempre a dare una risposta. Non si conosce ancora la complessità di questo algoritmo, ma dalle stime sperimentali sembra molto più veloce di tutti gli altri. Ecco un confronto con l'algoritmo che pettina le trecce. Formalizzare le trecce tramite parole ci ha portato a scoprire molta matematica.